su 1549, pronto al decollo? Salve. Salve. Siamo troppo bassi. Salve. Sally! Sally. Sally, dove sei? Nessuno ci ha avvisati. Nessuno ci ha detto della perdita dei motori all'altitudine più bassa nella storia dell'aviazione. Un'avaria a entrambi i motori a 2800 piedi, seguita da un ammaraggio d'emergenza, con 155 anime a bordo. Nessuno era mai stato addestrato per una simile situazione. Il nostro lavoro è scoprire come un aereo sia finito nel fiume Hudson. Sull'Hudson. Non precipitati, atterrati sull'acqua. Secondo le simulazioni, poteva tornare in aeroporto. Impossibile, dovevo andare. È il mio aereo. Il tuo aereo. Devi sapere che ho fatto del mio meglio. Ma certamente, li hai salvati tutti. Ora per la gente è un eroe. Non mi sento un eroe. Ci mostri il mantello di Super Sammy! La stampa ne ha già parlato abbastanza. Non reggo tutta questa attenzione. Il motore sinistro funzionava ancora. E se avessi sbagliato tutto e avessi messo in pericolo la vita dei passeggeri? Ho un aereo che si sta tuffando nel fiume! Hai fatto il possibile, di più non potevi. Lei deve, capitano Sullenberger? Ha problemi in famiglia? Qui è il comandante. Prepararsi all'impatto. Cosa? Oh mio Dio. Prepararsi all'impatto! Giù la testa! State giù! C'erano 155 persone su quell'aereo. Prepararsi all'impatto! E tu eri uno di loro. State giù! 40 anni di volo alle spalle. Prepararsi all'impatto! E alla fine sarò giudicato in base a 208 secondi. Contateli, passeggeri ed equipaggio. C'è ancora qualcuno?